siamo a Berlino. E questa qui è la via delle ambasciate. Sì. Che dice? Stiamo andando, sono parecchie, all'ambasciata d'Italia. Questa davanti a noi è l'ambasciata indiana, come si può vedere. Qui abbiamo il Sudafrica. Queste ambasciate qua hanno addirittura la cancellata per entrare. E quella dell'India addirittura c'era pure una guardiola e dovevi fare dei documenti prima di entrare. E qua c'è l'ambasciata turca. Come si può vedere, la luna e la stella a Ildiz. Ed eccoci in un piccolo angolo italiano a Berlino. Ed è in questo edificio rosa, molto italiano come stile. E qui davanti c'è l'Istituto di Cultura Italiana. Tra l'altro proprio qui dietro c'è l'ambasciata della Slovacchia. Sì. E noi abbiamo appuntamento alle 11.27, vediamo se riusciamo a passare prima perché sono tipo le 10:30 del mattino. Non la prima siamo. In teoria noi dobbiamo fare la mia carta d'identità, la sua carta d'identità che oramai è rotta, divisa. C'è. Falla vedere. Tenuta vedere in mano con una clips. Togli la clip. Signori, voilà! È divisa in due ormai, quindi chiedo se è scada ad agosto, ma... Sì, comunque è scadenza. La sua carta d'identità che è stata rubata insieme alla mia. Ed è anche scaduta nel frattempo. Sì, ed è anche scaduta. E poi se riuscissimo magari anche il passaporto di Matteo, perché gli scade a marzo e sinceramente non avremmo voglia di tornare ancora, anche perché devi prendere appuntamento, te lo danno... Tra l'altro uno dei primi video che abbiamo fatto sul canale è quando siamo andati a Berlino a fare i passaporti. È vero. Ti ricordi? È vero, mi ricordo. Quanti anni fa era? Troppo, una vita fa, non mi ricordo neanche più. Ricordo che all'epoca avevamo grandi speranze con i passaporti, dicevamo faremo un sacco di viaggi, andremo chissà dove, poi è arrivata la pandemia e fine, per qualche anno siamo stati fermi. Per venire a fare questi documenti ovviamente c'è un costo da pagare, giustamente, e qui l'altra volta quando ero venuto a fare la, non mi ricordo se la mia carta d'identità o quella di Matteo, no, la tua, non avevo denaro contante, ovviamente solo contante, quindi ho dovuto girare per un'ora a cercare un bancomat qua, perché qui intorno non c'è niente, cioè c'è un bel parco, il Tiergarten, però non ci sono tanti locali, tante cose, quindi poi non conosco la zona, e quindi abbiamo portato una barcata di soldi. Allora, parliamo un po' di passaporti. Per quanto riguarda il nostro stato, è uno dei più costosi dell'Unione Europea, costa ben 116 euro fare il passaporto, di cui 73 euro e mezzo di marca da bollo, e quindi per noi farlo per tre persone equivale a spendere 348 euro, quindi non proprio una cifra da poco. In Germania costa circa la metà, sono 60 euro circa. Devo prendere la cittadinanza tedesca, mannaggia. E in Spagna addirittura un quarto, si va sui 30 euro. E solo la Danimarca ci batte costando un pochino di più, arrivando a 120 euro. E un'altra cosa che ce lo fa costare di più è il fatto che non c'è distinzione tra adulti e bambini o ragazzi, si paga sempre la stessa cifra anche per i bambini. Quando l'abbiamo fatto a Matteo abbiamo pagato 116 euro anche per lui, mentre per esempio in Germania avremmo pagato molto di meno. Magari ve lo scrivo sotto nei commenti, perché fino a 24 anni fa pagare molto meno il passaporto. E c'è però una cosa buona del passaporto italiano, che è uno dei migliori e permette di accedere a, non so se 190 stati, comunque tantissimi stati, quasi tutti. E c'è da dire che anche quello tedesco comunque è ottimo. Ma torniamo al video. Allora, quando siamo andati all'ambasciata non avevamo le foto con noi, tra l'altro c'è anche quasi sgridato per questa cosa, ma tra l'altro visto che è meglio farle lì, perché come avevo già detto l'altra volta, le foto devono essere perfette, deve esserci un'illuminazione da ogni lato, quindi basta che ci sia una zona d'ombra nel viso e già magari ti chiedono di rifarle. Infatti l'altra volta quando ho andato per la carta d'identità mi hanno chiesto di rifarle, e quindi cioè, alla fine cosa serve che le faccio? Spendo soldi e poi le devo rifare e spendere altri soldi? Questa non ci voleva proprio, noi non abbiamo le foto e o qui o qui, vediamo. Sapevo che c'era la macchina, ovviamente quando siamo arrivati ci siamo resi conto che la macchina era guasta, quindi subito eravamo un pochino scocciati per questa cosa, ma poi abbiamo visto che c'è un altro metodo per fare le foto, e c'è questa macchinario un po' strano, ha due fotocamere
che una un pochino più bassa magari per i ragazzini, per Matteo, e una un pochino più alta per gli adulti. E quindi si può fare lì, c'è addirittura una roba che gira con delle luci, quindi ti illumina perfettamente. Ragazzi, ma la cosa che ci ha fatto veramente arrabbiare di più, magari ve la dico fuori. Sperando di non assiderare perché fa piuttosto freddo, come si può vedere dall'acqua del vaso. È completamente ghiacciata. Vabbè. Comunque c'è il sole ed è un pochino più gradevole che senza sole. Allora, la cosa che è stata veramente scocciante, forse è troppo sole, è il fatto che quando si fa la prenotazione, innanzitutto l'appuntamento non si riceve in tempi velocissimi, cioè non sono 6 mesi o cose, però spesso non c'è l'appuntamento libero, bisogna ritornare sul sito e si può chiedere appuntamento o per la carta d'identità, quindi per rifare o rifare la carta d'identità, o per il passaporto. Noi che dovevamo farle entrambe, non abbiamo potuto farlo perché c'è da fare due prenotazioni diverse, quindi abbiamo dovuto fare un'altra prenotazione e quindi a febbraio dovremmo tornare per il passaporto di Matteo. È assurdo, cioè noi abitiamo a Lipsia, andare a Berlino comunque ha un costo, sia di tempo perché comunque ci devi perdere l'intera giornata e quindi non lavorare, e poi prendere il treno, magari mangiare un boccone fuori, stare in viaggio. È una scocciatura comunque, purtroppo non ce l'hanno fatto, abbiamo anche chiesto e il tipo che tra l'altro non era neanche tanto simpatico, non dico neanche troppo gentile, mentre per esempio la tipa che ci ha controllato col metal detector per la sicurezza, ecco, che era tedesca, invece era gentilissima, era carina e addirittura ha regalato un cioccolatino a Matteo. Vabbè, comunque ci ha detto, ah guarda, non lo so, per il passaporto andate a prendere un altro appuntamento, blablabla. Devo chiedere al collega, il collega era a fianco a lui. Non c'era molta gente in quel momento e fa: vi devo far aspettare, va bene. Nel frattempo avevamo fatto la foto e tutto quanto. Ci siamo messi a sedere, abbiamo aspettato un bel po'. Nel frattempo è passata mezz'ora, 40 minuti, un'ora. Intanto continuava a arrivare gente, arrivare gente, arrivare gente. A un certo punto ho detto anche: Vale, facciamo che andare. Tanto che senso ha che stiamo qui ad aspettare, aspettare, aspettare. Torniamo un'altra volta, prendiamo un altro appuntamento. E niente. Queste sono le assurde cose della burocrazia italiana. Le carte d'identità dovrebbero poi arrivare entro 2 settimane a casa. Noi siamo andati a Berlino il 29 dicembre e oggi è l'11 gennaio. Vediamo se sono arrivate nella posta. Sono passate quasi 2 settimane, 13 giorni, ecco. Ci sarà posta, non ci sarà posta? C'è niente. No, per adesso niente puntualità. Siamo un po' in ritardo. Per pranzo siamo andati in questa pizzeria gestita da simpatici signori cingalesi. Caldo, Matteo. Insalata mista. Sta piovendo, Matteo. Finito di mangiare, volevamo girare un video fuori, però il tempo è Piove. quello che è. Ci spostiamo dentro. Dove si va? Al cadeve. Di Kaufhaus des Westens è la galleria più grande di Berlino, ha 7 piani e negozi di lusso. Sicuramente interessante passarci qualche ora anche senza comprare nulla. Ci sono i saldi. Devo comprarti qualcosa? Un Certo. po' come la Vale, un po' come quella Errols a Londra. Ma trovi? Salve signor Voldemort. Non passare davanti. Vado andare?
Piace Matte? Vuoi tornare al robot? Cammina, fallo spostare. Matt, che passo. Questa è praticamente una mini serra che produce 3 kg di verdura al mese. Che figata! Qui sotto ci sono le varie cose che si possono piantare. Bene ragazzi, questa è stata la nostra giornata a Berlino. È sempre carino andarci. Sì. Quando capita. Anche se magari non per andare all'ambasciata, sì, a fare, diciamo, le commissioni. Vero, vero. È più carino andare in qualche museo, ma non abbiamo avuto il tempo. E quindi? E quindi niente, grazie per averci seguito fin qui. Continuate a... stay tuned. Continuate a seguirci e... like e iscrizione. E noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao! Ciao!